è un ricercatore dell'MIT, adesso in forza appunto l'azienda farmaceutica Bayer, con Regina, uno dei laboratori appunto diretti, laboratori più importanti se vogliamo al mondo nell'utilizzo di NLP, quindi algoritmi di intelligenza artificiale, linguistica computazionale nello specifico, applicati e alle fake news e tra i più recenti lavori anche quello di applicazione sul neoplasie mammarie. Quindi lascio la parola a lui così ci descrive gli ultimi lavori ed un po' quella che è la sua storia. Grazie Nicola, grazie a tutti per essere venuti e per esservi presentati. Allora, non ho preparato niente, quindi andrò un po' random. Sentitevi liberi di intervenire e chiedere qualsiasi cosa, sono felice di, insomma, se riusciamo a farla un po' più interattiva. Parlo brevemente del mio background. Ho studiato a Pisa in lettere e linguistica, e poi da lettere e linguistica ho iniziato a focalizzarmi sulla parte computazionale della linguistica, e da lì ho preso il branch dell'intelligenza artificiale che si occupa del linguaggio, quindi Natural Language Processing. Ho studiato il mio dottorato a Hong Kong e un anno di postdoc a Singapore prima di arrivare poi all'MIT, dove sono stato negli ultimi 2 anni. E adesso mi trovo a Bayer come Senior Data Scientist e sto supportando praticamente lo sviluppo di prodotti interni all'azienda per ottimizzare i processi e incrementare la produttività, quindi l'efficacia del processamento dei testi. Ho una domanda da porvi: quanti di voi hanno familiarità con Natural Language Processing? Quanti lo utilizzano regolarmente? Magari c'è qualcuno di voi che lo usa? Allora, provo a rispondere io. Noi siamo interessati, non lo utilizziamo, però potrebbe essere quello che ci interessa è l'applicazione nel settore degli anziani, ovvero capire sempre di più se nell'interazione con loro è possibile utilizzare degli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale e i processi di riconoscimento, quindi del linguaggio, perché è una delle modalità che può facilitare l'interazione degli anziani con la tecnologia, in sostanza. Assolutamente, sì. Quindi sareste più interessati alla parte vocale, quindi interazione vocale del linguaggio, immagino. Allora, sia per il decadimento cognitivo, perché può essere uno del... cioè la Sì. fabulazione è uno dei temi che indica Chiaro. decadimento cognitivo e poi soprattutto anche facilitare l'interazione con gli oggetti, quindi ha sia un'applicazione in campo specifico, diciamo, medicale, medico, e sia invece di facilità di interazione. Interessantissimo. Qualcun altro? Mi Un altro ricollego a quello settore? che diceva Francesca, io sono Valentino appunto. Noi siamo coinvolti in alcuni progetti legati a realtà aumentata e virtuale per studiare l'interazione tra persone, tra cui anche anziani, per esempio con afasia. E ci sono dei progetti che studiano l'interazione sociale tra le persone durante il procedimento di riabilitazione cognitiva di queste persone. Quindi, effettivamente il gruppo di lavoro è alla ricerca anche di metodi e strumenti con cui analizzare il linguaggio naturale per far emergere metriche di interazione e di dinamiche sociali tra le persone, capire un attimo come sta andando questa riabilitazione nel tempo. Molto interessante eventuale l'applicazione. Ringrazio chi è intervenuto e provo a dare un po' una overview di quello che conosco io, della parte del natural language processing che conosco io. Allora, praticamente il natural language processing cerca di studiare come la struttura del linguaggio e cerca di riutilizzarla, di creare degli algoritmi che possano comprenderla in maniera tale che poi si possano fare delle rappresentazioni sintattiche, semantiche del linguaggio che possono essere utilizzate per diversi task, per esempio il question answering, il retrieval di informazioni da grandi corpora, come può essere internet, come può essere il web, o altri tipi di task come il sentiment analysis, o appunto la valutazione della fluenza in un linguaggio, delle capacità cognitive di espressione del linguaggio stesso. La mia esperienza personale è molto legata all'information extraction,
e all'identificazione di relazioni. Mi sono laureato all'Università di Pisa con un algoritmo per l'estrazione di relazioni semantiche tra parole. Questo significa che oggi, come sino a qualche anno fa, praticamente quello che succedeva è che quando si faceva una query su Google, la query andava a cercare la keyword nel web e cercare di individuare quella keyword. Oggi come oggi, i sistemi che Google utilizza, per esempio, sono molto più complessi. Dietro Google c'è una tassonomia delle parole, in maniera tale che quando uno cerca, per esempio, vuole comprare dei pantaloni, per dire, Google non va a cercare i negozi di pantaloni, ma va a cercare i negozi di vestiario. Quindi c'è un knowledge della parola pantalone, che poi porta ai negozi di vestiario e così via. Quindi c'è un'espansione della query. Quindi questo è stato il mio primo focus, nel 2013. Da quel punto in poi ho iniziato invece a occuparmi più di information extraction. Information extraction significa trasformare dati non strutturati, appunto dati testuali, come possono essere articoli di giornale, possono essere report medici, possono essere altri tipi di dati non strutturati, in dati strutturati, per permettere poi ad un certo punto agli analisti di poter utilizzare i dati strutturati. Cosa intendo per dati strutturati? Intendo tabelle Excel, per esempio. Quindi si parte da un report medico scritto da un dottore, dove il dottore dice: il paziente è entrato, ha riportato questi sintomi, la diagnosi è questa e quest'altra. Noi prendiamo questo testo, e lo trasformiamo in dati tabellari, che appunto permettono poi di fare delle analisi, quantitative. Il dominio di applicazione in cui ho lavorato maggiormente è il dominio del healthcare, quindi sono in qualche modo allineato con le due persone che hanno parlato prima. Imparerò i vostri nomi piano piano, sono un po' lento in questo. Le ho applicate appunto nella ricerca sul tumore al seno. Perché quando sono arrivato all'MIT, il mio capo, che è Regina Barzilai, lei è una survivor di breast cancer. Quindi quando lei, sino al 2013 circa, natural language processing era più una cosa teorica che pratica. E nel 2013, dopo il 2013, con l'avvento delle neural networks, abbiamo iniziato, insomma, tutto il campo si è mosso molto di più sull'applicativo, perché finalmente le neural networks permettevano di avere delle performance che erano utili per poter applicare gli algoritmi a qualcosa di importante. E quello è stato anche il periodo in cui Regina ha avuto questo tumore al seno, e in quel momento si è resa conto che poteva utilizzare appunto neural networks per cercare di facilitare, di migliorare il lavoro dei medici. E difatti gli algoritmi che abbiamo realizzato all'MIT sono stati molto utili, perché permettono di estrarre dati da 160.000, questi sono gli esperimenti che abbiamo veramente fatto, 160.000 report in minuti. Quindi si estraggono attributi come il tipo di neoplasia, la dimensione, eccetera, eccetera, in minuti, e si parla di un task che agli esseri umani richiederebbe anni, se non decine di anni. Quindi si estraggono questi dati e poi si possono utilizzare per fare predizioni. Per esempio, si possono creare cluster di persone che hanno tipologie di tumore simili, con dimensioni simili, eccetera, eccetera, e vedere quali sono le probabilità di sopravvivenza o meno. Utilizzando questi tipi di statistiche, siamo riusciti, utilizzando anche le mammografie, questo è un lavoro che ha fatto soprattutto Adamiala, che è mio collega, era mio collega all'MIT, utilizzando mammografia e questi dati che avevamo estratto, poteva predire il rischio di sviluppare il cancro al seno nei prossimi 5 anni con un'accuratezza del 72%. Quindi stiamo parlando di un sistema che può aiutare le persone a sapere se sono a rischio, e quindi rimanere sotto, insomma, controllo, oppure se non c'è un rischio alto possono
fare dei controlli a distanza di tempo. Algoritmi simili li abbiamo applicati anche all'estrazione dei sintomi da report medici. E abbiamo fatto uno studio in cui prendevamo, estraevamo i sintomi che il paziente riportava prima e dopo un'operazione al cuore in particolare. Ci occupavamo di pazienti con problemi cardiaci. Misurando praticamente il symptom burden, che è praticamente un indice che ti dice la serietà e la quantità di sintomi che il paziente riporta, abbiamo valutato se praticamente queste operazioni funzionavano o meno. E questo, anche questo può essere utilizzato per capire quali pazienti possono beneficiare o meno da un'operazione che qua negli Stati Uniti in particolare è carissima. E come sapete il sistema privato ovviamente è molto attento a queste cose e quindi insomma cercare di ottimizzare un po' tutto questo lavoro. Questo per quanto riguarda l'healthcare. Dimmi. Sì, perdonami, giusto per molto interessante sul settore dell'healthcare, no? Quindi immaginavo anche possibili applicazioni di algoritmi di NLP. Si stanno testando anche nel settore mental health, che è estremamente interessante. Questo perché c'è un incremento sui trend, soprattutto negli Stati Uniti, di patologie, se vogliamo, che colpiscono la sfera psicologica ed emotiva delle persone, quindi direttamente con elementi di testo, leggevo alcune startup che stanno tentando di fare questo, somministrando dei questionari, riescono a estrarre informazioni e direttamente inserirle in cartella clinica. Quindi queste sono altre, se vogliamo, applicazioni molto interessanti. Tu conosci qualcos'altro nel merito? Perché questo credo sia anche una prospettiva, in particolar modo come trend italiano, essendo un trend demografico appunto con densità di popolazione spinta verso l'alto, quindi cinquantenni e ultra sessantenni, anche Francesca può confermare, possono essere delle applicazioni estremamente interessanti. Assolutamente, l'applicazione interessante è sono sono a conoscenza di altre applicazioni simili in questo campo, so di chatbot per prevenire per esempio il suicidio, ci sono delle chatbot che monitorano gli account social delle persone e quando notano determinati comportamenti intervengono, chiedono come sta la persona, cercano insomma di creare un pochino di engagement e ottimismo nella persona. E giusto per ricollegarmi all'ottimismo, adesso stiamo conducendo uno studio per Facebook con Harvard, in cui praticamente andiamo a misurare l'ottimismo delle persone nel loro profilo. L'ottimismo è considerato un tratto, come si dice, della persona, dell'identità della persona, non è un tratto temporaneo. È difficile che una persona passi dall'essere pessimista all'essere ottimista. E quindi stiamo cercando di utilizzare dei dati che abbiamo ottenuto poi da diversi ospedali in giro per Boston per poter analizzare l'ottimismo nelle persone e vedere se questo indice di ottimismo si correla alla qualità della vita, alla classe sociale o ad altri fattori che magari possono influenzarlo. Farti una domanda? Assolutamente. In particolare per quanto riguarda l'attitudine al suicidio, diciamo in generale alla depressione, perché nei casi invece degli anziani è più la depressione che non un'attitudine al suicidio, come può essere invece per chi ha subito dei traumi di altro tipo, anche se più giovane. L'analisi che tu ritieni più utile per diciamo del linguaggio riguarda singole parole che possono essere utilizzate o una costruzione della frase specifica che denota oggi come oggi? Allora, di sicuro un'analisi della parola è tipo l'analisi più semplice che si possa fare. Ci sono sicuramente dei sistemi che vanno a cercare delle parole che qualcuno scrive o pronuncia e poi magari mandano un warning, un allarme. In realtà i sistemi che vengono utilizzati oggi come oggi sono sistemi con neural network molto complessi che vengono trainati su dati passati e riescono a catturare dei pattern che gli esseri umani non sarebbero in grado di catturare. Sono dei pattern non superficiali nel testo, ma sono dei pattern nascosti.
E di conseguenza potrebbe essere benissimo che non siano parole, può essere benissimo che siano costruzioni della frase, co-occorrenze di parole che a prima vista non darebbero nessun sospetto e cose simili. Questi sistemi non sono infallibili, ovviamente, però. Chiederti anche di alcuni brevetti, posso dire americani, di IBM ad esempio per l'analisi del sentiment, so che ce ne sono anche altri di Google, adesso non so se sono così precisa perché appunto io guardo il problema da un altro punto di vista, quindi ti dico le cose magari non in modo corretto. Tu ritieni che l'applicazione di questi brevetti sia importante o anche l'elaborazione invece di algoritmi del tutto nuovi? E l'altra domanda è, il valore aggiunto è avere un database ricco di diversi pattern che ti aiutino anche che evolvono in funzione del linguaggio, che abbiano le caratteristiche, tipo gli anziani parlano in modo diverso di come Chiaro. parliamo qui, e in Italia abbiamo anche tantissimo il problema dei dialetti e quindi il phrasal che loro utilizzano è diverso da regione a regione. Quindi è più utile avere un algoritmo che funzioni bene o una database, in continua evoluzione che ti aggiorni sul modello. Sono domande interessantissime e correlate tra loro, nel senso che oggi come oggi sviluppare un sistema di AI che permetta di fare, insomma, di eseguire l'applicazione di cui stiamo parlando, non è molto complesso, se hai degli specialisti che possono lavorare su questo. In realtà, quello che è molto più complesso è appunto raccogliere i dati. Raccogliere i dati appunto che siano rappresentativi delle varietà del linguaggio, dei diversi tipi di popolazione, eccetera, eccetera. Non andrei con l'utilizzo di sistemi brevettati, a meno che non ci sia un'urgenza, nell'avere l'algoritmo che quindi deve essere pronto in 6 mesi, allora è meglio andare con qualcosa che esiste già. Piuttosto, se c'è il tempo di realizzarlo in 1 o 2 anni, impiegherei nuovi data scientist per crearlo. Non è impossibile. Gli algoritmi in AI non sono particolarmente complessi. Poi è chiaro che ci sono, magari uno può avere lo 0,5% più di accuracy e così via, però la domanda è: quello 0,5% è così fondamentale per pagare un sistema che magari è molto caro e mi ruba i dati, perché poi è quello che preoccupa di più, la privacy dei dati. Quando si collabora con sistemi come IBM, eccetera, eccetera, bisogna dare loro tutti i dati, e i dati sono la ricchezza, più dell'algoritmo. Io credo che anche una prospettiva per il nostro paese, no? Lavorando in Camera dei Deputati, ci stiamo lavorando su questo, sanità digitale. Il problema credo più importante, i problemi sono due, in particolar modo in Italia. Negli Stati Uniti avete, con investimenti importanti del 2008, una digitalizzazione delle cartelle, fascicolo sanitario elettronico e cartella clinica, già abbastanza diffuso in alcuni stati, se vogliamo, si parla di oltre il 90%. Noi qui siamo più bassi e credo che l'altro obiettivo, gli obiettivi sono due, quello dell'interoperabilità, probabilmente su questo mi dai qualche dettaglio in più, no? A livello tecnico e seconda cosa a livello di formazione. Rischiamo ad oggi, cosa che voi invece avete vissuto molto prima, di digitalizzare un processo ma non essere formati a quel workflow nuovo. E quindi dedicare ulteriore tempo e ridurre quel tempo, immagino a livello clinico, nell'interazione uomo-uomo, quindi medico-paziente, che è poi il valore aggiunto che dovrebbero dare questi sistemi di intelligenza artificiale. Sì, questo è un problema serio che abbiamo anche qua dentro Bayer, nel senso che l'utilizzo delle nuove tecnologie, c'è come si dice, un grande movimento verso le nuove tecnologie, però poi c'è sempre la domanda del fatto: riusciremo poi ad utilizzarle? Le possiamo implementare, è uno sforzo enorme implementarle, ma qual è lo sforzo poi per utilizzarle? Sembra ancora più grande. Quindi sì, c'è assolutamente anche un bisogno di educare
non solo le nuove generazioni che assolutamente devono essere educate, perché qua negli Stati Uniti c'è uno sforzo in quella direzione impressionante e l'Italia deve fare dei passi da gigante in quel senso, ma anche le vecchie generazioni bisogna educare a cosa sia l'intelligenza artificiale e come si possa utilizzare, dove può essere, può beneficiare e dove non beneficia il sistema. Quindi insomma serve assolutamente una grande educazione in quel senso. Certo. E invece prospettive lato Bayer, quindi a livello pharma, sono stato a San Francisco al JP Morgan Healthcare Conference di un mese fa. Lì si parlava molto di applicazioni, in particolar modo lato pharma, estremamente interessanti per ridurre, se vogliamo, le tempistiche, no? Nello sviluppo di farmaci e nell'acquisizione di informazioni appunto durante i trial. Da questo punto di vista, voi lì come vi state muovendo? Se stai seguendo qualche progetto direttamente, credo sia una delle prospettive, in particolar modo nel pharma e oncology, quindi tutto quello che è il settore dell'oncologia, il trend sia questo. Sì, non posso parlare nello specifico dei progetti dentro Bayer, perché sono coperti un po' da confidentiality, però quello che posso dire è che c'è sicuramente un trend verso lo studio di genomica e drug discovery per ottimizzare la pipeline per generare nuove medicine. Questo senza dubbio, c'è un trend abbastanza grosso che utilizza machine learning e deep learning in quella direzione, con collaborazioni con ospedali e altre istituzioni. Sono le 15.30, io a questo punto, Enrico, saluto te, ti ringrazio e saluto tutti, visto che 30 minuti sono andati, è stato davvero un piacere. Ovviamente ognuno ha altro lavoro e spero di poter continuare con queste iniziative, che sia stata appunto utile per tutti. Sì, molto grazie. Interessante, molto bella iniziativa. Ciao, grazie. Se posso chiedere un teaser. Abbiamo realizzato un piccolo robot che prega, genera delle preghiere ed è attualmente al Centre Pompidou. Quindi se volete dare un'occhiata è sul mio profilo, potete aggiungermi su Facebook, penso che sono linkato nel post di Nicola. Dategli un'occhiata se siete curiosi.